avevo cercato di far passare un messaggio prima della partita, che era più o meno sinteticamente al di là di cinque righe, che era quella che era il messaggio, era in un modo o in un altro questa era una partita da vincere. E credo che il messaggio sia arrivato alla squadra. L'ha preso un po' troppo alla lettera in un modo o in un altro, diciamo. Però, adesso divento serio, no, anzi, ritorno serio. Una squadra che tira, e mi ricordo sui 23 tiri, 3 che non c'entravano niente, che tira 2 su 23 e riesce a portare a casa la partita. Una squadra che a 5 dalla fine è sotto di 7, regalando il trend alla squadra avversaria, che tra l'altro è una squadra che, se gli dà il minimo di vantaggio, gli dà il minimo di trend, col talento che si ritrova diventa straordinariamente pericolosa. Ecco, una squadra che e riesce a vincere col 2 su 23 e riesce a ribaltare il trend grazie solo esclusivamente a forza mentale, lo stare in difesa, non mollare di un passo, creare, stare dentro, non abbassare, non entrare in depressione, non perdere la fiducia, ma invece dire ok, adesso riprendiamo a difendere. E io credo che questo sia un segnale che ci deve servire, per quanto noi possiamo, indipendentemente da un canestro che esce, che entra e che purtroppo segna anche i nostri destini. Però ecco, dobbiamo aver capito, dobbiamo capire, abbiamo fatto, che, ripeto, al di là di un canestro che entra e che esce, pensate alla bomba di Gibson che ha fatto bobom e poi è uscita, e a quella di Freeman che ha fatto bobom e poi è entrata, vedete quanto una cosa simile possa cambiare potenzialmente i post partite, poi dopo tutte le situazioni emotive. Ecco, al di là di un canestro che entra e che esce, la forza mentale di invece di stare sulla partita a prescindere da quello che sta succedendo, a prescindere da un canestro che entra e che esce, e di giocare la difesa. E allora lì diventa secondo me un'identità di squadra che stiamo cercando di sempre più mantenere, confermare, dare più, sempre più sviluppo nel tempo. Era da vincere, abbiamo secondo me sprecato tantissimo nei primi 20 minuti, abbiamo concesso 5 rimbalzi offensivi nei primi 5 minuti del terzo quarto che hanno permesso a Capodorlano di riprendere fiducia, e contestualmente ci hanno anche un po' affossato, perché lo sforzo difensivo era tanto, ma lo sprecavamo regalando possessi. Tra l'altro una partita dove poi alla fine 2 corse in più, se avessimo controllato meglio i rimbalzi, ci avrebbero potuto far respirare più in attacco. Abbiamo giocato contro una squadra che per tanto tempo ha tenuto un 4 perimetrale da 5 e abbiamo, un po' di sofferenza, ma in un modo o in un altro abbiamo contestato questa assoluta perimetralità. Abbiamo una partita mercoledì che non ha importanza. Poi la matematica ci dice altro, ma la logica ci deve invece portare verso una direzione. Per logica intendo che noi dovremmo vincere, e pensare che i russi vincono a Sedevita, faccio fatica a pensarlo. Abbiamo una settimana in cui, dopo quella che è appena finita, dobbiamo un attimo rifiatare. Non so mercoledì come sarà la nostra situazione. Abbiamo chiaramente Sandri, di cui non abbiamo ancora certezze, ma sicuramente sarà fuori, diciamo, almeno per il post Sassari. Abbiamo Trish, che ha stretto i denti da Zagabria ad oggi, e non vedo perché non dargli, parlo di possibilità, un turno di riposo.
E quindi non lo so cosa succederà mercoledì, però sappiamo che è una partita che finisce un secondo gruppo di Eurocup che ci ha detto bene. Questa era la settimana comunque, voglio dire, pesante, perché vi posso garantire che il viaggio di Ander Janda a Volgograd, voglio dire, insomma, è stato impegnativo, che la partita, credo che l'abbiate vista, è stata altrettanto impegnativa, ancora una partita in cui dovendo un po' voglio dire, raschiare delle energie nervose perché avevamo le assenze, quindi dovevamo supplire con dei quintetti strani e quant'altro, però alla fine siamo riusciti a girare dalla nostra parte. E sapevamo anche che c'era questo appuntamento che non potevamo fallire, che probabilmente ci ha da una parte tolto un minimo di serenità per le percentuali, ma dall'altra, cosa più importante, ci ha dato invece quella cazzimma tanto cara, giusto? Giustissimo. E che alla fine ci ha premiato. Io a questo quello che vi racconto. Poi, se tu non sei d'accordo e chiami Alberani e dici che non te la raccontiamo giusta sul fatto che la coppa ci porta via delle energie, mi dispiace, perché credo in qualche mese di aver perlomeno dimostrato che di favole ne racconto poche, per cui ritengo che secondo me la coppa ci porta via delle energie, che non è una giustificazione, perché la giustificazione sono che in alcune partite abbiamo giocato non bene, abbiamo difeso peggio che in altre, però credo che questo sia un po' lo stato attuale delle cose. Adesso non ho idea di quello che sono altri risultati, ma mi interessa molto poco, non mi interessa. E giochiamo questa partita e poi vediamo cosa fa Sassari mercoledì sera contro lo spareggio con Banvit, e poi vogliamo verso Sassari, e sperando di avere nel serbatoio non solo la benzina per volare, ma anche un po' di energia per giocare. Chiaramente si gioca per obiettivi, altrimenti siamo a casa. Con la vittoria di stasera ci sono evitati spauracchi, crisi, riunioni e compagnia. Quindi si gioca chiaramente per cercare di arrivare ai playoff. Volevo chiaramente una tua analisi su questa cosa, ci voglio ancora un po' di partite, però credo che sia l'obiettivo principale, lasciando da parte la coppa. E due, vorrei che mi dicessi il tuo valore su Jones, che in questi primi due anni di Roma era stato sempre un po' quello che inizia così, qua invece è diventato praticamente insostituibile a mio modo di vedere. Allora, sulla domanda numero uno, che mi è un po' più difficile da rispondere rispetto alla domanda numero due. È chiaro che nel nostro mestiere ci devono essere gli obiettivi, altrimenti è come un motore che gira vuoto. È chiaro che, e condivido, che era una partita che per certi versi era uno spartiacque, e condivido quindi quello che è dentro la tua domanda. Diciamo, eravamo in direzione, una strada in fondo alla quale c'era un muro, e la partita di stasera ci faceva girare a destra o a sinistra, ok? E abbiamo girato dalla direzione giusta. Che i playoff siano un obiettivo principale, io personalmente ho sempre resistito a dichiararlo, perché ritengo che ci siano altre formazioni attrezzate in modo più con un percorso stagionale un po' più semplice, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo avere questa ambizione. Non è una promessa, cioè deve essere un'ambizione fronte alla quale non dobbiamo sprecare nessuna occasione. Non è una promessa, altrimenti mi rimangerei quello che ho detto a settembre, e generalmente non lo faccio, anche perché lì l'ho pensato un minimo, non lo... Però chiaro, deve essere quella legittima ambizione, come credo abbiano 14 squadre del nostro campionato. Però la vittoria di stasera ce l'hai tutte,
avessi messo. Infatti, no, ma infatti ho detto, eravamo eravamo proprio all'incrocio. Eravamo all'incrocio, è chiaro. E quindi vediamo con la voglia, la volontà di non sprecare non solo nessuna occasione di domenica o che sabato o che lunedì, di non sprecare quello che ci siamo costruiti in coppa, consapevoli che andremo al 99% a giocare contro una roba, cioè, vabbè, però è una roba che ottava in campionato loro, no? Sì, è una roba però che, voglio dire, Sassari e Cantù si sono avvicinate e hanno fatto così, sia in casa sia fuori, vorrei ricordare, cioè hanno dominato sia Cantù sia Sassari, non solo là. Ieri sera ho visto un ragazzo che lavora in federazione qui a Roma, che si è trasferito a Gran Canaria e mi ha detto, ma io vi verrei a vedere, ma sono andato a vedere Sassari e Cantù, meno 30, meno 20, dico guarda, non è, cioè stai scherzando, voglio dire, vieni, però per dirti, no? Però era solo, eh? No, poi il problema, no, aspetta, sto tornando invece, cioè, quindi non vogliamo sprecare niente, ma non vogliamo sprecare neanche domani, perché domani noi cercheremo di essere migliori fisicamente, atleticamente, mentalmente rispetto a quello che è stato oggi, quindi io, voglio dire, non ho, cioè quando non sono quello che dichiara, no, chissà che cosa, non è perché, cioè, ho un muro e non vedo oltre, cioè, io ce l'ho là una luce piccola, la cosa importante è che vorrei che ci fosse, ma è un invito mio, non è la condivisione sul fatto che se succede ci abbracciamo e balliamo tutti una serata in mezzo alla pista, se non succede ci diamo una bella pacca sulla spalla dicendo vabbè, ok, ci abbiamo provato, ma non era esattamente quello che dovevamo fare, ecco. Qui la chiave è volere o dovere, cioè, secondo me noi dobbiamo essere incazzati nel volerlo, ma non mi dispiacerebbe, mettiamola così, che nel non riuscirci ci scappasse un dovevamo con depressione. Okay. È stato chiaro? Perfetto. Scusate, chiedo su Jones. Ah, chiedo scusa. Vedi, la più difficile era quella. Bobby, io faccio una battuta. Ieri sera l'ho fatta con Nicola, ma non solo ieri sera, lo metto a curriculum, cioè il mio curriculum, i miglioramenti di Bobby Jones li metto, perché oggi è un giocatore che, mantenendo l'energia, anzi avendola migliorata, perché fisicamente sta molto meglio, perché è 5-6 kg in meno, perché mantenendo quella cazzima, quell'energia che l'ha sempre contraddistinto, oggi è un giocatore che gioca con un passaggio in più, che attacca il post basso leggendo le situazioni e sorridendo, lo dico, ma il merito è suo, ha dato qualità mantenendo la cazzima, quindi voglio dire, se aumenta la qualità, e poi perché, e poi perché mi permetto di dire, invece questo sono serio, al di là del curriculum, che quando un giocatore e un allenatore stanno insieme almeno due stagioni, succede che ci sia anche un feeling, una richiesta, voglio dire, lui conosce me, conosce il sistema, io cerco di, conoscendolo meglio, di metterlo ancora più in condizione. Questo è poi... Ho detto la battuta, tipo tanto, voglio dire, che è rimasto le terco, le regali, tante scelte per migliorare. Però deve prestare il mio impegno. Luca, intravedi anche ora margini di miglioramento? Secondo te li aspetti? Beh, guarda, adesso credo che sia importante per lui mantenere. E anche il mantenere questo livello sarebbe un margine, perché la continuità è un elemento che dà qualità a un rendimento.